Grazie per l'occasione di presentare questo lavoro e lavorare a questo libro è stato molto molto bello per noi perché ci ha permesso di caratterizzare anche dal punto di vista molecolare quella che è la nostra collezione di germoplasma e fare finalmente un link fra quello che è la nostra tradizione pomologica, che è quella che è sempre stata portata avanti dal nostro dipartimento, con le nuove discipline della biotecnologia, invece che devono dare un supporto alla pomologia e arricchire le schede pomologiche di quelle carte d'identità molecolari che devono diventare vero elemento di aiuto e di supporto per il riconoscimento delle varietà. La nostra regione ha, dal punto di vista climatico e ambientale, permesso lo sviluppo di un ricchissimo germoplasma del Pero. La tradizione pericola dell'Emilia-Romagna è antichissima. Queste varietà sono sempre state coltivate in rapporto strettissimo con le comunità, i paesi, le persone che le hanno mantenute. Quindi si è creato un rapporto fra usi e tradizioni e biodiversità della regione. Non è quindi banale riuscire a mettere tutte queste informazioni in un volume che deve descrivere e dare anche però spunto per le nuove ricerche, come quello che è stato recentemente pubblicato con l'aiuto dell'IBC. Queste varietà possiedono tra l'altro tantissimi caratteri che possono essere importanti per il miglioramento genetico. Il professore diceva pochi minuti fa la precocità di raccolta, il calendario delle nostre pere dell'Emilia-Romagna è molto ampio, ma anche la servevolezza, la polpa rossa delle cocomerine, la resilienza agli stress ambientali. Le nostre pere vivevano nei nostri ambienti senza un eccesso di input per la loro coltivazione, erano perfettamente ambientate ai diversi ambienti e sono cresciute senza problemi. Adesso il miglioramento genetico potrebbe fare tesoro di questa esperienza delle nostre antiche pere. Queste antiche pere potrebbero essere reintrodotte quindi nei programmi di miglioramento genetico. Quello che vi presento oggi quindi è il nostro lavoro con marcatori molecolari su un panel di varietà. Abbiamo usato per questo lavoro i marcatori microsatelliti perché sono molto bravi a far vedere decine di varianti alleliche per ogni locus analizzato. Quindi sono per adesso i marcatori di elezione per l'analisi di diversità genetica. L'altra cosa che mi fa piacere ricordare è che i marcatori molecolari permettono di dare un parametro oggettivo alla parola biodiversità, perché analizzano la variabilità che c'è nella germoplasma delle specie come frequenze di singoli alleli. Se noi non dessimo dei parametri analitici, la parola biodiversità, nell'uso che ne abbiamo fatto negli ultimi anni, finirebbe per perdere il suo significato reale. Questo è il panel delle 56 varietà analizzate con 20 marcatori microsatelliti, diverse varietà come il Mirandino Rosso, come le cocomerine, la pera Briaca, sono varietà dell'Emilia Romagna, sono state aggiunte nell'analisi anche come reference alcune varietà piemontesi come la Madernassa, come il Martin Sec precoce. Ci sono molte delle nostre pere classiche, la della Lausana, la pera Angelica, Molinaccio, le Volpine, la Mora di Faenza e alcuni genotipi denominati pere osso del nostro Appennino. Analizzando quindi le frequenze degli alleli con i microsatelliti, siamo riusciti a fare un dendrogramma in cui la vicinanza esprime in un qualche modo la maggiore relazione fra le varietà. Innanzitutto vediamo che ci sono alcuni genotipi che hanno nome diverso, ma che hanno lo stesso profilo molecolare, il Mirandino Rosso e il Pero Abramo Femmina, la Precoce di San Pietro e il Muscatlon,
la Curato e la Ghiacciola, la Perangelica e la Santa Lucia. Ci sono poi diverse volpine nella nostra collezione, alcune solo rappresentano lo stesso genotipo, altre vediamo invece che sono degli omonimi, sono delle accessioni che sono denominate volpine, ma hanno un profilo molecolare diverso. Il grafico riporta poi insieme le pere ossa dell'Appennino che però sono diverse dalla spina carpia che normalmente è identificata come spera osso. In alcuni cluster ci potrebbero essere dei caratteri in comune, per esempio qui ci sono vicine la trovella e la scipiona che potrebbero condividere per esempio una resistenza psilla, un altro carattere che potrebbe essere recuperato. Questo grafico pone l'attenzione, ma lo vedremo dopo nel dettaglio, nella capacità dei microsatelliti di diversificare i gruppi come le cocomerine, che sono tre, cocomerina precoce, briaca e tardiva, che sono geneticamente diverse, il gruppo delle moscatelle distribuito lungo tutto il grafico e le San Giovanni, anche perché sono gruppi moscatelle San Giovanni che hanno in comune San Giovanni, l'epoca di raccolta, le moscatelle, il profumo aromatico di Moscato, che sono in realtà dei gruppi di accessione, non sono geneticamente univoche. Queste sono le fotografie dei casi di sinonimia che abbiamo trovato, Mirandino rosso, Pera Abramo femmina, con la stessa bella forma allungata, la stessa tendenza a fare questo blush rosso, ghiacciola curato, ghiacciola qui è anche questa linea caratteristica, questa marcatura che è tipica delle pere curato, la pera angelica e la Santa Lucia, il muscatlone questo è più rosso colorato, la forma è la stessa, questo è più in ombra, se è un pochino meno colorato, ma la sinonimia misurata con i microsatelliti è assoluta. Abbiamo invece dei casi di omonimia, quindi gruppi che condividono lo stesso nome, ma che sono geneticamente diversi. I casi del panel di accessioni che abbiamo analizzate riportano nello specifico le volpine. Questa volpina che abbiamo chiamato volpina 4 nel nostro lavoro è chiaramente diversa anche nel fenotipo e le caratteristiche del frutto rispetto alle volpine classiche. Il gruppo delle San Giovanni è un gruppo molto difforme, lo vedete nelle forme, nelle pezzature dei frutti, si vanno a posizionare in tre diverse posizioni della cluster. E poi anche queste due agostina, vedete dalla forma, dal colore, dalla lunghezza del peduncolo, sono radicalmente diverse. Andando dentro al gruppo delle San Giovanni, si vede che ci sono due che clusterizzano abbastanza vicine, ma la lunghezza di queste linee nel dendrogramma ci riportano che anche fra di loro questa 4 e 5 sono molto diverse, sono una, 2, 3 e 4 nella foto, sono in tre posizioni molto diverse, pur essendo in un gruppo di varietà precoce, a dimostrazione del fatto che questo gruppo di genotipi differenti ha in comune l'epoca di raccolta. Altro caso da vedere più nel dettaglio, quello delle cocomerine. La cocomerina tardiva è quella che sviluppa il maggiore rosso, è la più diversa, se mi concedete il termine, rispetto alla briaca e alla cocomerina precoce. La cosa particolare è che anche i tempi di sviluppo del colore in questi tre genotipi sono differenti, la cocomerina tardiva arriva a fine stagione con una bellissima colorazione rossa, ma il punto in cui è più rossa è nel mese di agosto, quindi lontano dalla sua maturazione. E questo è un particolare del grafico delle moscatelle che si è arricchito nel tempo, perché è stato possibile aggiungere altri genotipi. Questo ci riporta anche alla necessità di fare sempre molta attenzione ai nomi con cui chiamiamo le accessioni. Per esempio, qui una moscatella rossa è di fatto un mirandino rosso, si vede qui la foto a margine del grafico. Quando si fanno questi lavori è sempre bene
ricordare se le denominazioni usate sono quelle con cui sono conosciute le piante in campo per evitare di creare problemi ai pomologi. I gruppi delle moscatelle sono in parte uguali fra loro, in questo caso della moscatellone, di questa moscatella cessione tenuta a Faenza, e in questo caso delle Sant'Antonino della Scodogna sono uguali. Questo è chiaramente un nome dato erroneamente perché il Mirandino Rosso è la nostra reference di collezione. Poi ci sono altre moscatelle che sono adesso in fase di recupero e valorizzazione, come la moscatella della Reale di Renazzo vicino Cento. Quindi siamo arrivati alle conclusioni. L'analisi con microsatellite sa evidenziare l'ampia diversità genetica che c'è fra le pere dell'Emilia Romagna, e adesso un lavoro che si sta svolgendo nel mio dipartimento sta associando alle descrizioni delle pere del repertorio dell'Emilia Romagna le carte d'identità molecolare. Questo è un lavoro molto importante e ci riporta anche alla riflessione che dovremmo fare sulla possibilità di reintrodurre diverse di questi genotipi visti oggi, che sono descritti in questo libro nel repertorio della nostra regione. La conoscenza dei profili molecolari di queste varietà diventa la garanzia per la loro corretta propagazione, per la loro conservazione e per evitare che vadano perse. La nostra collezione ne mantiene un gran numero, la collezione dei colleghi del CREA di Forlì le mantiene, il fatto che molte siano in comune è anche una garanzia che i genotipi non vadano persi. L'ultima cosa che vorrei ricordare è nel miglioramento genetico del pero ci sono dei caratteri che queste varietà possono reintrodurre, riallargare anche la base genetica delle specie nel miglioramento genetico garanterebbe una maggiore possibilità di ottenere nuovi genotipi che siano in grado anche di superare quelle che sono le sfide dei nostri tempi e anche dei cambiamenti climatici, dell'innalzamento delle temperature. Avere una base maggiore nei nostri programmi di miglioramento genetico offrirebbe una maggiore possibilità di selezionare genotipi in grado di inserirsi e dare una risposta a queste problematiche dei nostri tempi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricedo la linea.